Tutto è nato qui, nel flusso della natura. Vabbè, nella vita è difficile dire cosa ti ha lasciato un figlio, cosa ti dà un figlio, oppure cosa ti dà un figlio. Con Padre Padrone è stato veramente un incontro con il mondo. Partimmo per la Sardegna e intanto avevamo deciso, d'accordo anche con Gavino, che non avremmo girato a Silico. Silico era il mondo di Gavino, il mondo del nostro film nasce da quello, ma doveva essere un altro mondo. Riconoscere quasi niente. Tutto questo verde per esempio non c'era, capisci? Assolutamente, da 40 anni le piante sono cresciute. Boh. Ma le pietre però qualcosa ci dovrebbero ricordare. Tieni la testa nel recinto. Queste sono le rocce, vedi? C'era un taglio, eccola qua. È quella. Ma questo è. Vedi? Questa è la pietra. E qui dietro sicuramente c'era rovina. Mani sul banco. Io sono il primo bambino che si vede inquadrato nel film. Gli occhioni grandi dopo 40 anni. Un po' è cambiato il tempo. Io sono il secondo alunno che vengo inquadrato. Io sono il terzo scolaro, appunto, come inquadratura lì nel film. Generavo confusione nei registi come italiani, a cui chiedevo, ma vorrei tanto, con la frase di rito, vorrei tanto fare l'assistente volontario in un vostro film, mi metto in un angolo, non disturbo, guardo soltanto, eccetera. E però poi alla fine aggiungevo, però se c'è una piccola parte mi piacerebbe fare anche l'attore. Naturalmente queste persone, italiani compresi, pensavano, vabbè, ma cosa vuole fare lui, il regista, l'attore, insomma, non ha le idee chiare. Quindi gli chiesi di fare l'assistente per la Lone Zanfanna, non fu possibile. Continuai a chiedergli di fare l'assistente per il film successivo che si stava avvicinando e che era Padre Padrone, non fu possibile, però loro con mia gioia mi dissero che c'era un piccolo ruolo per me.